Noi stiamo creando le condizioni perché la scuola nella provincia di Salerno possa riaprire in perfetta tranquillità. La provincia di Salerno potrebbe non essere costretta a scegliere tra scuola in DAD o in presenza, grazie al fatto che la quasi totalità della popolazione scolastica è stata vaccinata. A dichiararlo è stato questa mattina il direttore sanitario dell'ASL Ferdinando Primiano, a margine del convegno che presso l'Ordine dei Medici di Salerno ha analizzato proprio quanto avvenuto durante il periodo dell'emergenza coronavirus attraverso uno specifico studio curato dalla dottoressa Rosa Zampetti. Quindi abbiamo lavorato molto sul cyberbullismo, perché questo forse è una piaga che dilaga. È un insegnamento, secondo lei, che è arrivato da questo periodo di emergenza tra famiglie e ragazzi? È arrivato sicuramente l'insegnamento che è tutto immodificabile, ecco. Che quello che c'era prima forse va cambiato. La normalità di prima non può essere la normalità di adesso, di ripresa, anche se da quello che poi sono le cifre, quello che si assiste a livello percettivo, c'è un aumento di violenza sicuramente di queste baby gang, ma ovviamente è una violenza anche assistita e quindi agita. Ma come dicevamo, l'incontro è servito all'ASL anche a celebrare l'ottimo risultato raggiunto nella vaccinazione. Primiano parla di poco meno del 100% della popolazione scolastica, quasi un'immunità di gregge che in provincia di Salerno potrebbe evitare di porsi la questione di dover decidere tra DAD e presenza. Tanto è un dato poco fa che ho rilevato appunto da tutte le nostre piattaforme. Noi possiamo essere tranquilli perché su 24.334 iscritti sul portale per potersi vaccinare nel mondo della scuola sono stati vaccinati 24.333, cioè abbiamo un dato del 100% di vaccinati di tutti coloro che si erano iscritti. Questo ci consente di non entrare nella discussione della più o meno azione che dobbiamo fare per essere in presenza, in quanto abbiamo una garanzia che tutto il mondo scolastico che ha partecipato a registrarsi è stato vaccinato, e quindi diamo le migliori garanzie per poter fare in modo che la riapertura della scuola sia fatta in tranquillità.